Allora, siamo qua alla Fair, siamo per festeggiare il vino buono, pulito e giusto. Siamo alla seconda edizione della Slow Wine Fair a Bologna, che per la seconda volta diventa capitale internazionale del vino buono, pulito e giusto. Un evento che richiama appassionati da tutto il mondo e delegati da oltre 30 paesi a livello quindi internazionale, che vengono qua a Bologna per confrontarsi sulla sostenibilità e sulla viticoltura del futuro. Il tema della sostenibilità oggi è sempre più centrale, tutte le aziende ormai stanno cercando soluzioni attraverso il confronto tra enologi, agronomi, ma anche semplicemente appassionati. Ognuno può portare un contributo per portare il concetto della sostenibilità nel futuro. La sostenibilità oggi non è più declinabile soltanto nei suoi livelli economico, sociale e ambientale, ma dobbiamo cominciare a parlare di sostenibilità integrale, dove tutti questi elementi si integrano in un circuito virtuoso. L'obiettivo della Slow Wine Fair è riunire anche in una grande adunata a tutti gli appartenenti alla Slow Wine Coalition, quindi una coalizione internazionale dove buyer, produttori, consumatori a vario titolo, ma anche agronomi, enologi, quindi tecnici, ma piuttosto che appassionati, possono portare un contributo alla crescita di questa grande coalizione. La coalizione mette tutti allo stesso livello, come possiamo vedere anche dal punto di vista dell'allestimento. Qua possiamo trovare le grandi aziende, così come i piccoli produttori, li possiamo trovare nello stesso contesto, parlare, confrontarsi e crescere insieme per una viticoltura sostenibile. Seconda edizione, ho partecipato già dall'anno scorso, adesso nei primi due giorni abbiamo avuto un pubblico di privati molto curioso, molto preparato, dove è proprio una soddisfazione raccontare la propria storia, perché sappiamo che poi questo pubblico ci veicolerà il messaggio avanti agli altri, insomma. Vediamo che la zona del Collio è già comunque conosciuta, come dicevi tu, sia in Italia sia apprezzata anche all'estero. Un po' siamo scomparsi negli ultimi 20 anni dalle liste vini che contano nel mondo, però adesso stiamo investendo molta energia nella narrazione della zona, perché appunto abbiamo l'ambizione come zona di tornare a raccontarci, a dire qualcosa nelle liste vine della ristorazione che conta. Pubblico molto interessato a questa manifestazione, ho visto tantissimi giovani, dunque il futuro anche del vino, sia come produttori che come visitatore. Questo è molto positivo. Poi ci sono gli storici, che alla fine quelli non tradiscono mai, dei grandissimi vini, e anche come pubblico anche dei vecchi amici, dei grandissimi clienti. Sul Moscato devo dire che sta andando alla grande la denominazione del Moscato d'Asti. Noi abbiamo avuto un riscontro molto positivo, perché si sta aprendo a un pubblico che prima non c'era, dunque un prodotto lo stanno cercando proprio per l'alta ristorazione, la ristorazione anche quotidiana, perché è un vino che si può abbinare a qualsiasi dolce, o comunque alla maggior parte dei dolci, e poi soprattutto anche ultimamente inizia a essere molto interessante un moscato di qualche anno, dunque un moscato invecchiato che si abbina magari a piatti che il moscato non è abituato a avere questi abbinamenti, tipo i formaggi stagionati, magari anche alle acciughe, per esempio al pane e burro acciughe, che era un piatto che era impensabile qualche anno fa di abbinarlo col moscato.
sicuramente noto un pubblico più consapevole nella scelta di bere vino, sicuramente un pubblico anche più giovane, quindi è sempre bello vedere delle nuove generazioni che si affacciano a questo fantastico mondo. Noi abbiamo presentato un metodo classico, un extra brut rosato di Nero d'Avola. Siamo argentini, quindi puntiamo molto sul vitigno Nero d'Avola, è un 36 mesi sui lieviti, è l'annata 2018, sboccato a maggio dell'anno scorso. Siamo qui alla fiera Slow Wine di Bologna Fiere, siamo ben soddisfatti dei risultati, oggi è il terzo giorno, abbiamo visto tante facce nuove, sia professionisti del settore e anche wine lovers. Abbiamo presentato tre etichette, quello più ben apprezzata senza dubbio è stata la bollicina, è una bollicina spumante extra dry di 80% Trebbiano, 20% Chardonnay, l'uva cresciuta in pianura qui in Emilia e fatto col metodo Charmat. Per noi è molto interessante perché è una maniera di scoprire agenti o pubblico italiano è interessato a una viticoltura sociale, personale, è un'opportunità per noi per spiegare dove siamo, la Catalogna e che facciamo. Con un progetto di agricoltura sociale. Per me è il mio primo salone di questa scala, diciamo così, quindi sono veramente contenta di aver conosciuto questo pubblico che devo dire pensavo più interessato ai vini italiani, però qui sono abbastanza anche curiosi di scoprire quello che facciamo noi che veniamo dall'estero, del Beaujolais. Sono tutti anche molto i non professionisti stati curiosi di scoprire cosa facciamo.